concorrere soltanto alcuni artisti. Che cosa succede? E poi c'è un altro problema, che la lingua appunto non è fissa, e questo dobbiamo metterci bene in testa, perché noi non lo capiamo, non capiamo più niente, perché la lingua serve soprattutto a stabilire attraverso il testo anche una egemonia culturale, poi ovviamente ha una fase di stasi, di consolidamento e poi rapide. Ma che cosa serve la lingua? Serve appunto a stabilire un in e un out. Chi sono io? Chi sono gli altri? E infatti questo lo vedremo, vediamo proprio immediatamente attraverso la Bibbia. Ingegnere Guarracino, buon pomeriggio. Siamo qua nell'aula magna dell'Istituto Gemelli di Sant'Agnello e vedo dietro alle vostre spalle una importante locandina che sottolinea la lingua italiana, i neologismi. Voi in qualità di Lions past president, futuro governatore, che cosa mi potete dire? Ringrazio per l'augurio di futuro governatore. Do il buonasera pure a te. Sono qui perché ex direttrice Maria Rosaria Pira di Domaglio è responsabile distrettuale del service Difendiamo la lingua italiana dai neologismi. E mi ha chiesto di darle un mio personale contributo e io sono ben lieto, avendo pure io molto a cuore questo tema. Noi lo abbiamo positivamente incontrata con un suo esplicito banchetto proprio dedicato a questi neologismi. In occasione del convegno lì al Teatro Tasso c'era questo stand che parlava delle lingue, che lasciava un po' e poi ci ha rilasciato chiarimenti e interviste in merito. Era un banchetto preparato appositamente, unitamente all'otto, se ci ha fatto caso, service distrettuale, quello dei cani guida. Importantissimo. Cani guida di Limbiata, anche questo servizio importantissimo. Quest'anno, devo dire la verità, il Lions Club della Pesa Sorrentina, nella persona di Tito Maglio, di Giovanni Guaracino, del presidente, di altri soci, è stato fortemente presente sul territorio, tanto è vero che hanno affidato anche a noi. No, semplicemente siamo riusciti a meravigliare tutti quanti arrivavano da fuori. Personalmente ho avuto a che fare, vi giro i complimenti ricevuti dal presidente del Lions Cosenza della parte calabra, che sono rimasti veramente strabiliati. Questo mi fa enormemente piacere, fa onore al club della Vigia Sorrentina e fa onore soprattutto all'intero territorio, agli amici del territorio che hanno dato il loro personalissimo contributo. Gli albergatori e i soci Lions e quanti altri hanno dato la possibilità a tutti quanti partecipanti al congresso di apprezzare sia la genuinità del territorio e sia le bellezze naturali. Tornando alla giornata di oggi, questo vestirsi un po' da Accademia della Crusca non è diciamo così favorevole a questi tempi, però necessita, in un momento in cui la lingua napoletana viene dichiarata patrimonio del mondiale dell'UNESCO, la lingua dello Swahili viene dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO, ci teniamo a non cadere in una omogeneizzazione totale e generale. Fare cultura, partecipare al benessere civico, morale, culturale della popolazione rientra tra gli scopi della UNESCO, e questa parte, quella della difesa della lingua italiana, è soprattutto veramente molto sentito come Lions. Ci teniamo alla non difesa o oltranza della lingua, come solitamente si suole dire, non è nazionalismo, vogliamo che la lingua italiana rimanga il punto di riferimento, e se per migliorarla, per adeguarla ai tempi, occorre anche inserire qualche vocabolo, qualche neologismo, qualche espressione per dare maggior senso a quello che noi vogliamo esprimere, ben vengono pure, ma non perdiamo di vista quella che è proprio l'origine del nostro linguaggio. In un articolo di stamattina su Positano News ho citato Oscar Luigi Scalfaro, che nel 1995 lanciò questa idea, e abbiamo piacere che il Lions
seppur a distanza di tempo, si è fatto portavoce e portabandiera qui nella Campania, nel sud dell'Italia, per questo importante progetto. Ho letto pure io l'articolo su Positano News e mi ha fatto enormemente piacere ricordare che è da tempo che c'è la necessità di difendere quello che è il nostro patrimonio della lingua italiana. Grazie e buon lavoro, ingegnere Guaracini. Grazie a te, Lucio. Saluti, buon pomeriggio, professoressa Tito Maglio. Ci siamo già incontrati al congresso Lions per parlare di questo argomento. Lì fu un banchetto proposto a tutti gli ospiti nazionali e internazionali, mentre invece vedo che qui avete affrontato l'argomento quasi facendomene portabandiera di questa situazione. Io nell'articolo di stamattina citavo Oscar Luigi Scalfaro, che nel 95 invitava non con un che fare da Crusca, quindi da Accademia della Crusca, di mantenere e fossilizzare una lingua, ma di assegnargli un'evoluzione intelligenza che non sia quella